Bentornati amici di Obiettivo News. Il Natale è alle porte, tante sono le iniziative che stanno iniziando nei comuni del Canavese. Oggi siamo qua per presentarvi le iniziative del comune di Rivara. Con noi il vice sindaco Vincenzo Martino, benvenuto, che ci Buongiorno. spiegherà un po' quelle che sono appunto le novità per questo Natale 2022. Si inizia domani, Si sabato 6. inizia domani, buongiorno a tutti intanto. Si inizia domani con le letterine da portare a Babbo Natale, un'iniziativa preparata per il centro di Rivara. Nel cortile di Le Acconciature si potrà andare con i propri bambini a portare le letterine, Babbo Natale li aspetterà. Ci sarà anche un intrattenimento musicale e delle sorprese. Domani quindi un momento dedicato ai più piccolini, ovviamente come è giusto Certo. che sia, si replica la domenica sperando nel bel tempo con l'attività promossa dalla Proloco di Rivara. Domenica nel pomeriggio la Proloco ha organizzato praticamente un incontro con tutte le associazioni che in piazza metteranno il loro gazebo e offriranno i loro prodotti a chi parteciperà. Ci sarà anche animazione per i bambini con la casa di Bibino, ci sarà la banda musicale con le sue note dolci e melodiose per il periodo natalizio e ci sarà anche i bambini delle scuole elementari che addobberanno l'albero di Natale portato in piazza dalla Proloco. Ovviamente si spera nel bel tempo, se dovesse continuare la perturbazione in atto adesso, la manifestazione verrà annullata perché non si può rinviare, visto che non ci sono altre date. Sì, tante le iniziative in Canavese per queste 2 settimane che mancano all'arrivo del Natale, quindi oltre alle associazioni anche i commercianti saranno coinvolti nell'organizzazione della manifestazione. I commercianti sono coinvolti e hanno partecipato attivamente mettendo a disposizione come sponsor i loro prodotti da distribuire sia come regali per le varie iniziative, sia da offrire poi anche domenica in piazza per qualcuno. L'iniziativa, diciamo che è legata anche al discorso dei commercianti, è quella che è partita già da ieri, tornando indietro un attimino, quella che è l'iniziativa dei presepi da strada. I presepi da strada è una manifestazione che oramai ha preso da anni piede, soprattutto nell'Alto Canavese e nelle valli di Lanzo, dove ci sono tanti paesi dove presentano iniziative legate alla presentazione di presepi sia in strada, come nel caso di Rivara e di altri come Chirogno, sia per quelli che sono statici all'interno di chiese, strutture e varie. Iniziativa che è partita ieri e finirà per alcuni l'8 gennaio, per alcuni diversamente. L'8 gennaio ci sarà l'altra manifestazione che concluderà l'iniziativa dei presepi con una tombolata e un momento anche lì di musica insieme, dove i commercianti hanno messo anche lì a disposizione dei premi che saranno sorteggiati, sia per premiare chi ha partecipato all'iniziativa dei presepi che all'altra iniziativa concomitante parallela che è quella delle luci di Natale. Tutto questo sarà fatto poi su al Palazzetto dello Sport in via Bruno. Palazzetto dello Sport che sarà protagonista anche nella serata di venerdì 16 con il concerto della banda musicale rivarese, accompagnato dal coro La Balconata di Pratiglione e del piccolo coro Celeste. L'iniziativa che la banda porta avanti da anni con la partecipazione dei bambini delle scuole, il piccolo coro celeste. Quest'anno abbiamo una novità, come ospiti della serata ci sarà il coro La Balconata, la coro La Balconata di Pratiglione che da anni comunque presenta dei bei brani, belle voci, ha piacere di venire a presentarsi anche a Rivara. Noi abbiamo dato ovviamente con la disponibilità del maestro e della presidente della banda uno spazio anche loro per quella serata lì.
La domenica 18 invece torna un appuntamento che era sempre stato molto atteso, il pranzo degli ottantenni, per portare quindi anche un po' di convivialità e un po' di Natale anche per certo. I più anziani. Sì, perché il Natale, come sappiamo tutti, è anche un momento di ritrovo e di aggregazione soprattutto per le famiglie e per tutte le persone. Quindi non dobbiamo solo pensare ai bambini, ma pensare anche ai nostri adulti. Quindi ben venga di nuovo la proposta di riportare in attività quella che era un'iniziativa molto sentita in paese, che era quella del pranzo degli 80 anni. Questo sarà fatto domenica 18 di dicembre dal comune in collaborazione con alcuni privati. Per finire poi, abbiamo già detto l'8 di gennaio con il sorteggio dei premi e il giorno precedente, il 7, con una caccia al tesoro, questa volta dedicata invece ai piccolini. Bene, iniziativa sì per i bambini, che viene proposta dalla casa di Bibino sabato 7 gennaio ed è una caccia al tesoro che potrà coinvolgere magari anche i grandi. Quello lo scopriremo solo andando a trovarli in via Forno a Rivara. Si concluderanno quindi le manifestazioni del Natale, si conclude un nuovo anno, un anno caratterizzato da una ripartenza dopo gli anni bui della pandemia, una ripartenza che Rivara ha vissuto in prima persona con tante iniziative portate avanti durante l'anno, dal Festival del Gelato sino all'ultimo evento delle streghe. Sì, quest'anno siamo riusciti a ripartire. La voglia c'era, ce l'abbiamo messa tutta anche negli altri anni, però le disposizioni di legge non ci permettevano di presentarci al meglio quello che era invece il nostro scopo. Quest'anno ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a portare a Rivara e anche in Canavese, diciamo così, parecchia gente con il Festival del Gelato. Abbiamo portato delle manifestazioni che avevamo lasciato ormai da tempo così a riposo perché non si potevano fare. La fiera, diciamo, ci ha dato un là a quello che è stato poi l'evento della Castagnata con la manifestazione delle streghe, che è stato anche lì un grosso successo di pubblico. Sicuramente quello che è stata la manifestazione del gelato, oltretutto un successo per tutti noi, inaspettato. 2023 con il botto, possiamo dire, per Rivara, sede degli Alto Canavese Games quest'anno, cioè il esatto. prossimo anno. Lasciamo alle spalle quest'anno ricco di soddisfazioni. Voglio solo dire ancora una parola per quanto riguarda il successo che sta ottenendo il film Stessi Battiti, che è stato girato a Rivara, tra Rivara e Ozegna. Anche qui una proposta che si è dimostrata vincente per il nostro territorio e sta riscuotendo parecchio successo in giro per l'Italia e anche all'estero, adesso con una certa promozione. Il prossimo anno ci aspettiamo, la volontà ce la stiamo mettendo, sono già iniziate le riunioni per portare avanti queste iniziative, una delle quali è gli Alto Canavese Games, che sono stati, ahimè, rinviati per ben 3 volte a causa del Covid. Quest'anno, decisamente, nella metà di giugno, ripartiamo anche con quello e portiamo questa bella manifestazione a Rivara. A maggio, però, abbiamo di nuovo la proposta del Festival del Gelato Italiano. Sarà nel primo weekend del mese di maggio e ci porterà sicuramente ad affrontare un lavoro enorme fra l'uno e l'altro, perché sono un mese di differenza tra uno e l'altro, un grande sforzo, la passione c'è, la buona volontà, che sono sicuro che anche il prossimo anno Rivara saprà proporsi al pubblico e al panorama, diciamo, di chi vorrà venire a visitare il Canavese nel modo migliore possibile. Grazie a tutti quelli che collaborano, associazioni, cittadini, commercianti, E chi ci dà una mano comunque. Quindi, amici di Obiettivo News, non perdete queste iniziative natalizie che si svolgeranno, come abbiamo appena detto, nel comune di Rivara, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!